Quando mi sono separata da mio marito, dopo aver perso il lavoro, mi è crollato il mondo addosso. Non avevo più la forza di alzarmi dal letto. Trascorrevo le mie giornate chiusa in casa, trascurando me stessa e cercando conforto nell'alcol. Mi sono ben presto ritrovata senza nulla, completamente delusa dalla vita e priva di qualsiasi motivazione a vivere. Sono entrata in comunità senza nutrire davvero alcuna speranza di guarigione. E invece, a poco, col sostegno dell'equipe terapeutica, ho iniziato a fissare piccoli obiettivi da raggiungere ogni giorno, imparando a prendermi cura del mio corpo e dello spazio che mi circonda. La motivazione è un processo che avvia e mantiene il nostro comportamento verso un obiettivo. È come il carburante, senza benzina l'auto non parte. Allo stesso modo, senza motivazione, si fa fatica a portare a termine qualsiasi compito o progetto. Le cause alla base della scelta e dell'uso della sostanza sono solo superficialmente attribuibili alla curiosità e al desiderio dello sballo. La sostanza, infatti, permette di non sentire il dolore, essere più socievole, sentirsi più forti, essere in grado di. A volte il senso di colpa a muovere il bisogno della sostanza. Altre volte il senso di inadeguatezza, l'idea di non essere abbastanza, di non essere giusto, di non essere amato. Ognuno ha una propria storia personale, intima, unica, che lo ha portato ad avvicinarsi alle sostanze, e ciò viene esplicitato dai pazienti all'interno dei gruppi terapeutici attraverso i racconti delle proprie esperienze. Senza stimoli e con molto dolore ho cercato di combattere il male alla gamba, che era davvero fortissimo. Dopo un periodo di tentativi non riusciti, ho iniziato anche a bere, piano piano e poi sempre di più, ma non mi rendevo conto dove mi stava portando. Superare i momenti brutti non era facile. In quel periodo non dormivo più, non riposavo. Per me era difficile accettare ciò che mi stava succedendo. Il mio lavoro mi aiutava a non pensarci, ma allo stesso tempo non mi dava il tempo per riflettere e metabolizzare ciò che mi era successo. Oggi che sono in comunità, ho trovato spazio per me stesso, ho trovato la calma per pensare dentro di me. Ho risvegliato le mie qualità, la volontà, gli stimoli per dare il senso alla mia vita. Al CUFRAD i pazienti vengono supportati durante le giornate a partecipare alle varie attività proposte dall'equipe terapeutica e permettono di sperimentare una vita più ordinata. Alla sera viene svolta la revisione serale, che è il momento di conclusione della giornata, in cui i pazienti analizzano la propria giornata e si prefiggono degli obiettivi per il giorno successivo. Anche l'organizzazione delle giornate è qualcosa che permette ai pazienti di sperimentare un senso di prevedibilità e di sequenzialità, una vita più ordinata rispetto al caos, al disordine, ad una vita sregolata sperimentata in precedenza. La partecipazione costante ai vari momenti della giornata all'interno della comunità terapeutica, la condivisione in gruppo dei propri pensieri, delle proprie emozioni, è importante per i pazienti che hanno difficoltà a trovare una motivazione alla cura e che si sentono perduti. Quando sono entrato in comunità, mi sentivo molto demotivato. Non volevo iniziare questo percorso, mi sono sentito abbandonato, non capito, avevo perso ogni motivazione per il mio futuro. Per superare questo momento di difficoltà, mi sono rivolto agli operatori. Grazie al loro aiuto sono riuscito a concentrarmi su di me per ricominciare. Coi miei compagni di gruppo ci siamo aiutati e supportati sin dall'inizio del percorso. Ad oggi la motivazione non è ancora del tutto stabile, ma piano piano cerco di andare avanti, di trovare nuovi stimoli. Cerco di fare tutte le attività, leggere, praticare l'attività sportiva proposta e tenermi occupato nelle varie mansioni quotidiane. Ho capito anche che la motivazione deve partire da dentro di me. Non sempre succede, ma piano piano ci sto lavorando. Una volta in cui mi sono sentito molto demotivato è stato quando decisi di andare via dalla comunità. Mi sentivo frustrato, senza energie. Mi sono trovato contro il parere dei responsabili clinici. Mi hanno fatto proposte con cui non ero d'accordo e infatti alla fine non ho accettato. Per superare il momento di difficoltà, quando sono uscito, le persone a me vicine mi hanno consigliato di rientrare in comunità e così ho preso questa decisione.
Ora sono in un altro gruppo e dal giorno dell'ingresso la mia motivazione si è riaccesa e cresce ogni giorno di più. Sinceramente non so come nascono le mie motivazioni, sento che mi partono da dentro. Spesso quando vedo un mio compagno di gruppo in crisi cerco di aiutarlo. Aiutando gli altri mi sento motivato a far del bene, a crescere come persona. Il percorso comunitario permette a tutti di ascoltarsi, ascoltare ed essere ascoltati e supportati nel cammino terapeutico, osservando la propria situazione da diverse prospettive, trovando soluzioni diverse o nuove modalità di agire a cui non si era pensato in precedenza. Il percorso di recupero è un viaggio che richiede tempo e impegno da parte della persona ed è per questo che è necessario celebrare e rinforzare i piccoli successi raggiunti e non dimenticare perché si è deciso di intraprendere questo percorso. Tutti abbiamo delle motivazioni. La differenza tra gli individui sta nella loro capacità di farle durare a lungo nonostante ostacoli, difficoltà e problemi. La capacità di perseverare, di fare durare a lungo le motivazioni nel tempo, viene detta resilienza. E noi ci sosteniamo a vicenda, giorno per giorno, per accrescere questa capacità.